Docili alla voce dello Spirito è il titolo del congresso dei catechisti che si è svolto lo scorso 22 settembre alla parrocchia del Corpus Domini, occasione di incontro e di formazione per più di 500 catechisti presenti. È una giornata molto articolata e ricca per la formazione. Abbiamo iniziato questo pomeriggio con la preghiera guidata dal vicario episcopale che ci ha consegnato il mandato di evangelizzazione. Chiediamo che questa celebrazione che viviamo insieme ci metta con ancora più consapevolezza al servizio della Chiesa. A seguire la relazione fondativa di questa giornata. A tema quest'anno abbiamo messo, d'accordo con Don Christian, l'importanza di ritrovare, di rideclinare il rapporto fede e adulti, cioè nelle sfide che questo tempo di metamorfosi che stiamo vivendo del paesaggio ecclesiale, questo tema del reimparare a annunciare il Vangelo agli adulti in modo significativo per adulti, con un modo adatto agli adulti, sia una delle sfide centrali che dobbiamo recuperare. E quindi questo ci apre poi al pomeriggio di lavoro che ha visto succedersi quattro approfondimenti. Vengono dal lavoro che è stato fatto durante l'anno pastorale appena concluso con i catechisti delle zone pastorali. Il primo, il coinvolgimento degli adulti genitori, dei bimbi che chiedono i cammini di catechesi e di iniziazione cristiana nelle nostre comunità. Di cosa non dobbiamo aver paura? Quindi lavoreremo un po' su questa tematica per mettere in condizione lo Spirito Santo di agire. Questo è, secondo me, il punto centrale. Il secondo gruppo riguarda la messa. Nell'incontro di oggi cercherò di entrare dentro quelle che sono le dinamiche della formazione liturgica, vedere come i bambini possono essere introdotti alla messa e a quelle che sono le dinamiche della liturgia. Il terzo gruppo di approfondimento riguarda il tema della formazione catechisti. È il nodo più importante per la catechesi oggi, perché dei catechisti formati in maniera integrale, che sono capaci di coniugare fede e vita nel loro percorso e nell'attenzione ai ragazzi e alle loro famiglie, è veramente la cosa fondamentale. E l'ultimo gruppo esprime il nucleo che riguarda l'integralità dei percorsi di catechesi. L'attenzione all'integralità dei percorsi fa interrogare su questo passaggio dalla catechesi di tipo cognitivista, quindi l'attenzione a dei contenuti da trasmettere e invece al contrario di esperienze, no, da apparecchiare, da proporre, da far vivere per poi evidentemente arrivare anche ai contenuti di fede.